Benvenuti a TG Sati lunedì 10 ottobre. Metropolitana, Celano replica a Cascone, dichiarazioni grottesche e ridicole. Ci spieghi quali motivi impedirono nel 2010, durante la campagna elettorale per le regionali, al candidato del PD alla presidenza della regione Vincenzo De Luca di procedere all'inaugurazione del funzionamento del primo lotto della metropolitana, dopo averla pomposamente annunciata. Così il consigliere comunale del PDL. Gli rubano gioco per bambini e lui li prende a bastonate, in manette 46enne di Sarno. I militari sono intervenuti in casa di una coppia di conviventi, di cui uno è domiciliari, dove hanno sorpreso l'indagato che, dopo essersi introdotto con violenza nell'abitazione, ha aggredito i fidanzati. Furto d'acqua pubblica da oltre 3.000 euro a Laurito. Il responsabile aveva creato una derivazione irregolare priva di misurature con una tubazione collegata ad una fontana che alimentava un serbatoio da 3 metri quadri, sottraendo illecitamente acqua dal Consac Gestioni Idriche. Ruba materiale da cantiere edile nei guai 70enne. L'uomo è stato deferito anche perché portava con sé un'ascia, successivamente sequestrata. Il materiale edile è stato restituito al proprietario. Minaccia venditore ambulante con coltello, denunciato 59enne di Vibonati. I militari hanno accertato che l'uomo, per futili motivi, sabato scorso aveva rincorso e minacciato con un coltello un venditore ambulante. Il coltello è stato trovato e sequestrato. Le agevolazioni per l'autoimpiego, giovedì workshop alla Magna Grecia Tiasos. L'appuntamento è alle 16 presso la sede di Olevano sul Tusciano in via Festola. L'incontro è rivolto agli aspiranti imprenditori e a coloro che intendono ampliare le conoscenze in materia di autoimpiego. Sezione navale della Guardia di Finanza, cambio al vertice. Al maggiore Alessandro Furnò, che lascia il reparto dopo circa 7 anni di intenso servizio operativo, succede il tenente Michele Petrone. Cultura, mercoledì a Pellezzano, riflessione spirituale con anima. L'incontro è per le 17.30 nel convento agostiniano Spirito Santo di Pellezzano. Al dibattito si alterneranno spazi musicali. Non possiamo essere definiti cialtroni, il PDL querela il PD. Ancora una volta i nostri manifesti che criticano sui fatti l'azione politico-amministrativa del comune di Salerno si replica con insulti. I paladini del pensiero unico non si smentiscono mai, il loro stile è inconfondibile, commentano i vertici provinciali del PDL. Verifica equilibri di bilancio al Consiglio Comunale di Vietri sul Mare. Giovedì la Giunta discuterà anche della realizzazione del verde attrezzato, dell'arredo urbano, dei parcheggi, della viabilità e delle opere di urbanizzazione primaria nella frazione marina. Inizio agrodolce per la Salerno Rugby. La partita al campo Pace Vecchia ha visto un buon gioco sia da parte del Benevento che del Salerno Rugby. Audaria in concerto al Capri. L'appuntamento è per stasera alle 21 nel locale Battipagliese. Per approfondimenti ed altre notizie consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.